Grazie Eccellenza. Siamo favorevoli a rendere più incisivo il ruolo delle giunte, che oggi molto spesso è relegato a un semplice passavoce tra cittadini e istituzioni, soprattutto per far sì che più persone possano avvicinarsi a questa esperienza, che ritengo sia un'esperienza qualificante. Siamo concordi con la modifica del numero dei membri, delle composizioni delle giunte, mantenendo quella rappresentatività che abbiamo sempre sostenuto tra i castelli più grandi e quelli più piccoli, definiti in base al numero dei residenti. Il numero di residenti è stato aumentato da 2.000 a 2.500 in numero, e che può contribuire anche a velocizzare quelle decisioni e l'organizzazione del lavoro interno alla Giunta. Siamo concordi anche sul non procedere al parere vincolante, anche perché devo dire non tutte le giunte hanno dei membri con competenze tali, competenze specifiche e mirate in materia, ma però bisogna coinvolgere assolutamente al massimo le giunte oltre al tavolo della sicurezza, che è bene stato, ritengo sia un bene essere stati inseriti. E quindi essere coinvolti anche durante tutta la pianificazione dei lavori. Infatti le giunte creano un elenco dei lavori che ogni anno hanno intenzione di realizzare all'interno del proprio castello, ma l'elenco cartaceo, pur cercando di esprimere la priorità del castello, spesso non riesce invece ad esprimere le reali necessità. Per questo serve un coordinamento maggiore tra gli uffici e le giunte, e in questo la partecipazione delle giunte al gruppo per la sicurezza può sicuramente aiutare. Molto spesso abbiamo visto anche che la divisione dei ruoli interni alle giunte ha fatto emergere uno sbilanciamento del lavoro in capo al segretario e al capitano di castello stesso. Questo porta a un doppio svantaggio: da un lato un carico di lavoro su queste due figure, per cui lo ha fatto diventare un vero e proprio lavoro; dall'altra una possibile demotivazione dei membri che si sentono poco coinvolti. Da qui la richiesta, la proposta di un compenso, quindi di una retribuzione rivisitata poi dagli emendamenti, penso sia un buon compromesso tra la necessità di riconoscere il lavoro delle giunte e la necessità di fissare per legge, a garanzia di una maggiore trasparenza e chiarezza, visto che attualmente l'importo è stabilito per delibera di congresso e su proposta della consulta. Durante il confronto in maggioranza i gruppi ovviamente hanno espresso le proprie osservazioni, in alcuni casi avevano anche posizioni diverse in merito a diverse tematiche, soprattutto riguardo l'elettorato attivo e passivo. È stata però a mio avviso un'ottima occasione di confronto, dove Rete ha confermato la sua posizione favorevole all'elettorato attivo, che peraltro ha sempre sostenuto. Qui apro una parentesi personale: a livello personale devo dire io sono anche favorevole all'elettorato passivo, perché sostengo da sempre che i residenti in territorio possono avere la titolarità a partecipare attivamente alla politica, che ha conseguenze dirette anche su di loro, e quindi questa è una mia posizione personale, ripeto, però favorevole all'elettorato passivo. Rimarco il nostro pieno sostegno all'introduzione dell'elettorato attivo e siamo contenti che si sia riusciti a trovare una quadra a beneficio di tutti i cittadini stranieri residenti, cosa che vi assicuro non è stata assolutamente scontata. A mio avviso un ottimo risultato è anche aver inserito la possibilità di trasferire gli attivi delle giunte all'anno successivo. Questo dà modo di poter accantonare le somme per poterle utilizzare ad esempio per opere maggiormente onerose rispetto al fondo di dotazione annuale a disposizione della singola giunta. Una semplificazione è la semplificazione dell'operatività della Giunta, potrà essere anche aumentata dando la possibilità alla Giunta stessa di ricorrere direttamente ad imprese private sanmarinesi per l'avvio di questi tipi di opere e di lavori. Ringrazio nuovamente le Giunte per aver proposto questo progetto di legge, dandoci la possibilità di potersi confrontare ampiamente sul tema, e al Segretario di Stato agli Interni per aver aperto un confronto con gli uffici e con i gruppi politici, per addivenire, ritengo, una stesura molto migliorativa del testo e per cercare quindi di renderne effettiva l'applicabilità. Grazie. Grazie a lei, consigliere.